Torna a festeggiare il quartiere di Porta Crucifera. Dopo la giostra dello scorso settembre, Col Citrone ha vinto anche la prova generale dedicata a Marcello Innocenti, indimenticato capitano di Porta del Foro. Niccolo Paffetti ed Andrea Bennati, con la regola del 4 al secondo spareggio contro Santo Spirito, hanno portato a casa il piatto della vittoria, poi donato ai Giallo Cremisi. Ad aprire la piazza è stato Porta del Foro con Edoardo Falchetti, che in sella fusona è andato dritto sul 5, carriera lenta ha decurtato di 2 punti il punteggio, dunque 3. Poi è toccato a Porta Crucifera, che ha mandato al pozzo per primo Niccolo Paffetti, che ha colpito il 4. Dopo di lui Elia Taverni per Porta Santo Spirito, che ha colpito anche lui 5, mandando contro il Buratto con carriera lenta ha marcato punti 3. A chiudere la prima serie di carriere Porta Sant'Andrea con Matteo Bruni, che non è andato oltre il 2. Di nuovo sulla lizza per la seconda serie di carriere con il Giallo Cremisi Roberto Gabelli, che in sella Oliver colpisce il 4 portando la Chimera a quota 7, e Andrea Bennati per Porta Crucifera e guaia il punteggio del compagno di casacca, è di nuovo 4. Tocca poi a Santo Spirito con Elia Pineschi, che colpisce l'unico 5 della serata, utile a raggiungere Porta Crucifera quota 8 per gli spareggi. A Porta Sant'Andrea solo la rottura delle lance potrebbe permettere di restare in gioco, ma la carriera dell'esordiente Tavanti è lineare e va dritta sul 4. Si corrono dunque gli spareggi tra Porta Crucifera e Porta Santo Spirito, che mandano sulla lizza rispettivamente Niccolo Paffetti e Elia Taverni. Entrambi colpiscono il 4, tocca al rosso verde Andrea Bennati, che va sicuro sul 4, mentre il tiro del giallo blu Elia Pineschi si ferma sul 2. Dunque la notte della prova generale si tinge di rosso verde.